Sceriffo! Chi è? Oh, ciao commissario, cosa succede? Sir Dick Baskerville ha rapinato la banca centrale. No, non c'è problema, perché tanto abbiamo già portato le trappole nel suo covo e c'è il nostro agente 008 pronto a fermarli. Ma non ci potremmo andare noi personalmente? No, sarebbe troppo facile. E perché? Perché finirebbe il video. Quale video? Potessi entrare? Oh, tu hai sfondato i vetri della banca e... Salve, Banks. Cosa le è capitato? Questi sono i miei figli, signor Dodd. Lo aveva immaginato, ma perché sono qui? Desiderano aprire un conto corrente. Oh, davvero? Lo aveva immaginato. E di quanto denaro dispone il giovanotto? 2 penny. Davvero? Davvero? Aveva immaginato, ma... Però ci voglio dar da mangiare ai piccioni. 2 penny? 2 penny. È la somma con la quale ho cominciato io. E così tu hai 2 penny? Mi permetti di vederli? No, devo darci da mangiare ai piccioni. Pandonie! Da mangiare le navi, che cosa tieni? Milioni di ferrovie sopra i mari. Esatto. Ma se quei 2 penny in banca subito impiegar, saranno sicuri nei banchieri e null'altro dovrai far che affidarti a noi forcieri. No! Che sta succedendo? Oh! 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 A sparare! Sì. Cioè, prima che potessi mettere mezzo piede nella banca, sono morte 30 persone e 3 neonati. Sì, ma non è colpa mia, è colpa dei videogiochi. Cioè, tu ti giustifichi così, ma allegramente, certo, ma giocati a GTA 4, non so quanto per sì, cioè, adesso a noi ci baccano come dei brutti perché abbiamo portato via, perché non abbiamo saputo portare via il malloppo come si deve. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Sì, ma adesso ci cercano in tutta la città. Sei uno stronzo, sei un povero deficiente. Hai mai giocato a Prototype? Non sai quanto è bello quel gioco. Deficiente vaffanculo! Sottospecie di rambo di merda, per poco non ammazzavi anche me! Quel deficiente! Quel deficiente! Che pezzo di cretino!
E tu che hai da guardare, eh? Che è stato? Ma che è? La cosa è sospettosa. Cosa c'è di diverso in questa stanza? E questo che cacchio è? Non ci si può mica scherzare con quello. Che palle però. Nessuno non mi capisce. Sono incompreso io. Ma perché fa così buio qui? Ok, sono fottuto. Che l'armadio è diventato una calamità gigante. Oh merda. Oh merda, adesso... Aiuto! Oh, merda, come faccio? Aiuto! Ah, no, aspetta. Che cazzo mi chiedo io l'aiuto? Tutti sanno che dove c'è una calamità gigante c'è sempre un armadio che porta da qualche altra parte. Sì, infatti. Mai usare buchi spazio-temporali. Che cazzo fa? Ma tu non eri il cacciatore di zanzare che poi è diventato cacciatore di droghe? Non ti si riesce a nascondere nulla, Sherlock Holmes. Ma la cosa l'hai capito? Abbiamo l'ispettore Neri qui. Abbiamo il tenente Colombo. Scusa. Vaffanculo. Scusa, ma hai cambiato mestiere? No, sono qui per trastullarmi. Cercavo un posto appartato, coglione. Ah, quindi qui a casa mia di Sir Drake ti stai trastullando a casa mia. E di Sir Drake? Sì, e di Sir Drake. E della polizia. In che senso della polizia? Ci abita anche la polizia qui. Ma questo non è vero, ci abitavo solo io e Sir Drake. E allora perché c'era la polizia prima? Ma non c'era la polizia prima? Sì che c'era, ti dico. No, non c'era. Sì, che senti, vaffanculo, pezzo di merda. Prima ho visto... mio capello di nuovo in bocca, mi pagherai anche questa. Prima ho visto gli sbirri che stavano qui e parlavano di trappole e di una rapina andata male. Oh cazzo, è vero. Oh merda, ci hanno sgamati. Tu resta qui a strullarti. Io corro ad avvertirsi Drake. Mi dia del lei. Come hai detto, scusi? Scusi? Il risotto con le erbette. Benvenuto tra noi. Oh cazzo, si Drake, le trappole, le trappole, le trappole.